sempre detto, non è che si è passato un periodo negativo, lo abbiamo superato, secondo me l'abbiamo superato, comunque sì, l'abbiamo vissuto senza drammi e senza isterismi, sapendo che dovevamo solo curare gli aspetti negativi che si erano un po', che erano un po' emersi in quelle tre partite, senza andare assumendoci tutti le nostre responsabilità, cioè senza trovare i famosi capri espiatori, perché nell'arco di una annata ci sono dei momenti negativi, li abbiamo saputi vivere insieme e questa è la risposta della squadra a un momento esatto. Quindi sta la vittoria del gruppo, la vittoria dei ragazzi, sono molto contento di questo. E significa che, come ho detto ieri, è un gruppo che si vuole bene, l'ho detto in conferenza stampa, penso che vi ricordate, no? E quindi io sulla solidità, come posso dire, sulla compattezza del gruppo non avevo certo dei dubbi. Era importante vincere, tornare a vincere, l'abbiamo fatto e quindi ecco, mi sento di dire che questo brutto periodo che è durato tre partite, speriamo che poi, non è che poi, però ecco, per adesso è superato e sono contento di questo perché non esiste chi non possa subire un passo falso, ma è importante sapersi rialzare. Mi piace estendere i complimenti a tutti perché quando si vince una partita con questa, dopo questo periodo, con questo coefficiente di difficoltà, c'è cioè, un campo ha funzionato la difesa, ma funziona anche l'attacco perché la squadra è stata nel suo complesso molto omogenea, ha gestito bene le distanze, ha saputo tenere corta la squadra, ha saputo essere efficace nelle ripartenze, attenta nelle marcature sulle palle inattive, quindi diciamo che abbiamo fatto quello che dovevamo fare per vincere la gara, sbagliato poco niente, insomma, ecco. Siamo stati squadra sotto tutti i punti di vista e sono venuti questi 3 punti che non era facile, come hai detto tu, sia perché il periodo comunque poteva lasciarci alle scorie, sia perché comunque abbiamo affrontato una signora squadra.